Buongiorno raga, io mi sono appena alzata, mi ero promessa di svegliarmi un pochino presto, ma siccome ieri sono andata a letto tardissimo per editare e non ho nemmeno finito e mi ci devo mettere adesso, alla fine mi sono svegliata un po' tardi, sono le 8:30 e niente, ho un sacco di cose da fare, quindi direi che adesso mi vado subito a fare skincare e poi inizio a fare tutte le cose di oggi. Tra l'altro ve l'avevo detto su Instagram, ma non qui ancora, che ho cambiato, cioè nel senso che ho comprato proprio nuovi, sia lenzuolo, che vabbè, rosino, ma nessuna grande novità, ma soprattutto per la prima volta un copripiumone, perché adesso io ho il piumone leggero, ma comunque ce l'ho perché io sento molto freddo, di questo colore scuro, grigio scuro, ed è il primo colore scuro che compro per il letto. Niente, ditemi che ne pensate, a me non dispiace, devo dire, mi sa molto di invernale, di calore, quindi mi piace. Stamattina ho voglia di un latte macchiato come al bar, per cui procedo mettendo il latte freddo da frigo all'interno dell'arioccino, questo qui di Chiara. Non arrivo fino alla fine, ne metto circa metà. Ok, e aspetto finché non mi dice che ha finito. Dico. Guardate che bello, questo è il risultato e come potete vedere è iper schiumoso, veramente buonissimo. E adesso ci vado a fare un caffè espresso dentro. La cialda che ho scelto è questa qui che si chiama Voltesso, che è molto buona per fare appunto un espresso, anche rima. Siccome voglio andare a finire di editare il video di là nello studio, mi sono preparata anche il cibo così mi porto tutto lì e faccio colazione lì. Ho scelto questi qui che abbiamo provato insieme in uno degli ultimi video test sul cibo. Mi piacciono molto, cioè li uso ogni tanto. Ne ho presi quattro perché sono belli, cioè buonissimi ma corposetti. E poi tutto questo che è un bel bibitone. Quindi ora vado. Ecco qua. Poi ormai da quando ho questa lucetta, ve la ricordate voi di YouTube? L'abbiamo comprata insieme un giorno quest'estate, mi piace tantissimo, fa un'atmosfera veramente super cute, soprattutto la mattina mi piace un sacco. Buongiorno, oggi è, ve lo dico subito perché vi do il buongiorno ufficiale. Venerdì 30 settembre e sono le 11. È passato un bel po' dall'ultima ripresa che vi ho fatto perché mi sono concentrata sull'editing del video che volevo postare oggi. Ero già piuttosto in ritardo perché appunto oggi è venerdì e i video li posto mercoledì o giovedì e domenica, per cui oggi è venerdì proprio del tutto eccezionale, ma mi ero resa conto che manco insomma su YouTube da più di una settimana per tante cose che sto facendo, non perché non mi andasse, non avessi idee, anzi in questo periodo sono piena di idee, quindi mi va un sacco di proprio in particolare di fare video eccetera, però proprio per questioni di organizzazione e di altri impegni non ero riuscita. Quindi mi sono subito messa al lavoro, ho finito, adesso lo sto postando. Devo dirvi se è fatto più tardi di quanto pensassi, perché alla fine appunto sono le 11, anzi per la precisione 11 e un quarto, ma come vi ho detto, nonostante mi fossi prefissata di alzarmi un po' prima, alla fine stamattina non ce l'ho fatta perché ero già andata a letto tardi ieri per editare questo video e per tirare giù delle cose, poi ve le faccio vedere. Direi quindi che, ok, direi che finisco di postare insomma il video, mi occupo di tutto, di mettere le informazioni, miniature eccetera, dopodiché mi sistemo, quindi mi faccio un po' i capelli con il Dyson perché li avevo già fatti ieri, ma come vi dico sempre alla notte non sopravvivono più di tanto, per carità non sono brutti, però insomma li voglio ridare una piega anche perché oggi faccio un po' di cose, quindi vorrei essere carina, e mi sistemo i capelli e decido come vestirmi. E poi vi racconto cosa faccio durante questa giornata e poi esco perché questa mattina devo fare delle commissioni inerenti al tema del vlog di oggi e quindi niente, dopo ve le racconto. Comunque devo dirvi che ormai quest'angolino con questa luce è la mia cosa preferita per lavorare, soprattutto quando fuori è brutto tempo, perché fuori è brutto tempo purtroppo veramente mi mette super voglia di fare, motivazione, non lo so, mi piace, è stato un ottimo, ottimo acquisto. E a proposito della lampada, perché tanto so che me lo chiederete, vi dico già che se volete vi lascio giù nell'info box il link per acquistarla, perché so che vi piacerà. Stavo decidendo l'outfit del giorno, o quantomeno quello di questa mattina, poi per questa sera vedo, pomeriggio sera vedo, e sto andando sul sicuro con, a parte delle cose di Oceans, ma soprattutto delle cose che avete già visto in questi giorni, perché dovete sapere che
Credo anche voi, però sicuro io, non ho ancora fatto il cambio stagione, il che significa che sotto, cioè nel senso a disposizione, insomma nell'armadio che posso aprire e mettere, ho pochissime cose della stagione invernale, quindi felpate, maglioncini, eccetera, non ho praticamente niente. Per cui sto utilizzando le stesse cose finché non mi deciderò a fare il cambio stagione, perché ancora non sono sicura che sia totalmente arrivata la stagione invernale. Per cui, mentre attendo, utilizzerò spesso le stesse cose, niente, ve lo volevo dire. Mi sono finita adesso di preparare, quindi capelli, gloss e mi sono vestita, anche se mi sono istantaneamente riempita di pelucchi vari, perché ho aperto un pacco con dei vestiti che aspettavo stupendi, ma mamma mia quanti pelucchi, quindi mi sono in un secondo riempita, manco avessi un gatto o un cane dentro casa, sono bianca praticamente in alcune zone, infatti dopo mi devo andare a levare insomma i peletti con il rullo. Fatto sta che insomma vi dico un po' qual è il tema della giornata, anche se l'avrete visto dal titolo, visto dalla miniatura, ma sapete che io mantengo la suspense. Quest'anno sono in anticipo di qualche giorno, ma non così tanti come state pensando, per le decorazioni di Halloween. L'anno scorso sono andata a riguardare proprio qualche giorno fa, le date, insomma, ho fatto il primo video di decorazioni per Halloween perché era il primo, diciamo, anno che facevo Halloween in questa casa e ve l'ho postato il 9 ottobre e io l'avevo girato il 7 ottobre, mentre oggi è 30 settembre, però ve lo vedrete il 2 ottobre. Per me già se nel calendario c'è la parola ottobre siamo autorizzati a parlare di Halloween, questo perché Halloween alla fine non è come il Natale che dura comunque tante settimane, anche lo spirito natalizio, lo spirito di Halloween purtroppo dura una sera, è il 31, ma siccome secondo me le cose di Halloween sono anche più belle di quelle di Natale, perché io amo il mood horror, lo sapete, mi piace tantissimo come stile, guardo un sacco di film horror, cioè mi piace proprio tanto, tanto, tanto. Per me addobbare casa stile Halloween è il periodo più bello dell'anno, vi giuro, è stato il periodo in cui ho amato di più casa mia, perché tutte le decorazioni mi piacevano tantissimo. Per cui quest'anno volevo iniziare qualche giorno prima, vi ripeto, l'anno scorso l'ho fatto il 7, quest'anno il 30, quindi insomma una settimana prima, però perché me lo voglio godere proprio appieno, cioè voglio che dal 1 ottobre, cioè domani, già c'è tutto dentro casa e siamo già in mood appunto di Halloween. Per cui che cosa ho fatto? Ieri sera ho tirato giù tutte le decorazioni che avevo comprato l'anno scorso e oggi volevo andare da Tiger in spedizione perché tanto è l'unico posto che ha qualcosa, perché ho sentito già altre mie colleghe, in particolare ho parlato con Deborah di questa cosa e lei mi ha detto che tipo da Pensando Mondo non c'è niente e in generale, cioè praticamente soltanto da Tiger si trova qualcosa di carino o online, però io preferisco vederle le cose, per cui poi non posso aspettare, per cui volevo andare da Tiger a vedere se c'è qualcosa di carino, anche se penso di sì perché qualche giorno fa c'ero passata e mi sembrava di vedere, anche se non ci sono andata proprio nello specifico, un sacco di cose di Halloween. Quindi ecco il perché della felpa nera che secondo me sta benissimo con oggi ed è per questo che non mi sono cambiata. E quindi sono molto molto contenta, spero di trovare tante cose carine diverse dall'anno scorso e vi faccio un po' vedere la scatola e poi dopo quando torno anche con le cose nuove sistemiamo tutta casa e la addobbiamo stile Halloween. Preferisco però andare prima a fare le compre sia perché è tardi, perché tra un po' è ora di pranzo praticamente, vabbè, mezzogiorno, sia perché così mi rendo conto di cosa abbiamo e capiamo bene come sistemare il tutto. Tra l'altro vi comunico che nel frattempo è uscito il sole perché vi giuro che questa mattina, dopo che ho finito di postare il video, è venuto giù l'acquazzone supremo, tuoni, fulmini, si sentiva proprio rumore. Sente quando la pioggia fa proprio tanto, tanto, tanto rumore che sbatte ovunque per quanto è importante, ecco. E poi è uscito il sole, quindi. Questa è la roba che ho tirato giù ieri sera, che contiene tutte le decorazioni dello scorso anno, fuorché le caramelle che ovviamente non stavano qui. Ok, io direi che è ora di andare perché sto facendo un po' tardi sulla mia tabella di marcia, per cui adesso mi sbrigo, messo le scarpe e l'outfit ve l'avevo fatto vedere prima. E poi come borsa questa, perché così se compro un pochino di cose le posso mettere qui e se non basta, cosa che da una parte mi auguro e dall'altra no, ne prendo una lì di busta perché è l'ultima di Tiger, quelle belle che costano tipo 1 euro. L'ho rotta in uno svuota la spesa. Sono appena tornata e vi dico solo una cosa. Questa è la busta che mi sono dovuta far dare perché ovviamente nella mia borsa non c'entrava ed era chiaro, ma nemmeno nella borsa standard, quindi ho dovuto comprare questa apposta, che da una parte meno male perché l'altra l'avevo sfondata, quindi questa la uso quantomeno per fare la spesa, insomma non è uno spreco, però ecco,
Dopo ne parliamo. Vi dico dopo semplicemente perché è passata un'ora e mezza l'ultima ripresa che ho fatto in questa casa e quindi è abbondantemente passata l'ora di pranzo. Io ho abbastanza fame, non avendo ancora appunto mangiato, e per colazione avevo mangiato relativamente poco e comunque presto, per cui adesso mi preparo il pranzo. Comunque sono molto entusiasta di quello che ho preso. Mentre curiosavo negli acquisti che ho fatto, potrei averla leggermente abbrustolita sotto, ma vabbè, non fa niente. Comunque, il mio pranzo di oggi prevede questa piadina. Buonissima, con dentro fesa di tacchino e sottiletta, come potete vedere. E poi dopo, siccome adesso è abbastanza tardi, mi mangio questa, poi faccio tutte le cose per voi, altrimenti non faccio in tempo. E poi nel pomeriggio mi faccio o un frullato o mi mangio un bel po' d'uva, perché ho voglia di entrambi, comunque di frutta. Queste sono le cose dell'anno scorso e ve le farò vedere soltanto in maniera sommaria, così adesso e poi una volta che le avrò sistemate. Se invece volete proprio un focus, vederle bene, quando le ho scartate, quando le ho comprate, recuperate il vlog dell'anno scorso che trovate sempre appunto i primi di ottobre sul canale e così vedete tutto. Mi vorrei concentrare più che altro sulle cosine nuove che ho preso. Queste sono tutte le cosine che ho comprato, ve le faccio vedere bene da vicino e poi le andiamo a sistemare. Allora, come prima cosa ho trovato all'entrata queste, che sono delle palette, vedete, in legno decorato, che vanno messe un po' dove vi pare. Io l'anno scorso ne ho una grande, che è quella che vi ho fatto vedere prima, che sporgeva, insomma, arancione. L'avevo messa nel vaso grande che ho, però siccome quest'anno ho anche delle piante piccole, questo è carino anche da mettere appunto in una pianta piccola. Quando li ho visti così piccoli, perché un altro grande sinceramente non l'avrei preso, me ne sono innamorata, li ho presi, questo mi si è appena staccato, ma vabbè. Poi ho preso questa qui, aspettate, non vorrei romperla, guardate che bellina, è chiaramente una zucca, tra l'altro fatta anche molto bene per essere di Tiger, cioè proprio rifinita nei minimi particolari. Qui è aperta e si può mettere una candela. Questa me la immagino già quando dopo cena mi metto sul divano a vedere un film, luce soffusa, una candela qui, fuori piove, ah, tisana calda, atmosfera da paura in tutti i sensi. Poi ho preso questa qui, che è una tazza. Quest'anno c'erano tantissime tazze, cosa che l'anno scorso non mi pare ce ne fosse nemmeno una, o almeno io non le avevo comprate. E devo dirvi che ce n'erano molte carine, ho faticato a scegliere, ma questa era quella più particolare, ovvero la Magic Mug. Per cui, come potete vedere, è un teschio tutto nero, ma se ci mettete qualcosa di caldo, sì, aspettate, l'immagine dov'è? Eccola. Vedete, la tazza si presenta così, una volta messo qualcosa di caldo, pian piano si illumina, insomma, e prende queste sembianze qua. Stasera, quando torno, ci facciamo la tisana e la proviamo. Poi, questa ho paura che sia la tavanata più sciocca che ho comprato, ma è anche la cosa che spero funzioni di più, perché se funziona sarà assolutamente il mio pezzo preferito. È un dispenser per le caramelle, perché non so se vi ricordate, ma l'anno scorso io avevo preso un sacco di caramelle, sia singolarmente confezionate che non confezionate. Quelle non confezionate alla fine sono complesse da gestire perché non le posso tenere all'aperto, sennò ci vengono gli insetti. Invece, questa mi sembra un'ottima soluzione per mettere, vedete, già le caramelline senza, insomma, confezione intorno. Vediamo se funziona, speriamo. Poi ho preso questo che dovrebbe essere un set di tovaglie. Sapete che io mangio sempre con le tovagliette, per cui usare queste per tutto il mese mi sembra fighissimo. Poi ho preso una lampada, amo le lampade al neon, cioè stamattina ve l'ho proprio provato. Questa non mi piace il fatto che la debba appendere, ma purtroppo di quelle che si usano con la USB, era l'unica, altrimenti le altre andavano a batterie e a batterie c'è un consumo troppo elevato per quanto mi riguarda. Poi qui vi faccio vedere tutto il cibo che ho preso. Allora, a parte svariate caramelle, ho preso questi che dovrebbero essere tipo M&M's, tipo Smarties, vedete, con il teschio, con il pipistrello, eccetera, eccetera, e li vorrei andare a mettere qua, perché come potete vedere sono senza mini confezione, mentre queste le possiamo lasciare aperte perché hanno già, diciamo, un proprio confezionamento. Questi sono al cioccolato, quindi le mie preferite. E poi ho preso questi qua, eccoli qua, vedete, sono mini teschi, mini fantasmi, mini zucche, e sono di zucchero. E io questi li ho pensati per metterli tipo sul porridge, tipo su una fetta di torta, insomma per decorare il cibo per tutto il mese. Questo è quanto. Devo dirvi, ho forse preso meno dell'anno scorso e molto più cibo, però cose più costose, detto tra noi, e più fighe. Perché per me questa è fighissima, questa se funziona non ve lo dico, anche questa mi piace molto, questa è utile e queste più classiche, assomigliano a cose che avevo già preso l'anno scorso. Vediamo se questa è un fail. Ok,
carino è carino. È leggerissimamente cheap, quindi non so se effettivamente il meccanismo funziona, però dai, in telecamera appare bene. Vado con pochi perché non vorrei che... Ok, adesso io come faccio a farlo funzionare? Vedete? Ok, sono usciti, forse ne sono usciti, ok, troppi. Devo un attimo provare a utilizzarlo. Raga, non è vero, aggiornamento, ho capito come utilizzarlo ed è perfetto, vedete che non escono se non giro. Dai, carino, carinissimo. Devo dire solo ai miei ospiti di fare un po' piano, però dai, mi sembra molto, molto, molto carino. Quanto mi era mancata questa parte. Queste qui, raga, sono mini contenitori di caramelle. Cioè, a loro volta dei mini contenitori. E le gomme le metto con il cioccolato, così non mi confondo, perché altrimenti le caramelle le confondo. Queste sono tutte zuccherose. Ah, questo sapete cos'è? Lo sento dal rumore. Zucchero di quello che frizza in bocca, avete presente? Non so come altro descriverlo. Non so chi mangerà più caramelle. Perché questo, il cioccolato è per me. Le gomme e le caramelle sono più per Alice e Lorenzo. Dai, equo. Aggiornamenti vari. Allora, questa dovevano essere le tovagliette, ma ho scoperto solo dopo che è un'unica attaccata e che va da parte a parte del tavolo. In realtà non è malaccio come idea, basta solo mangiare uno di fronte all'altro e non uno accanto all'altro, in modo tale che si può praticamente apparecchiare su un solo lato. L'unica cosa la devo un pochino tirare per levare queste pieghette perché così è orribile. Questa va solo lavata, dopo gli do una lavata così stasera la proviamo. Per queste pallettine qui di Tiger devo dire un po' di delusione perché questa si è rotta, cioè l'ho aperta ed era rotta e era la mia preferita, tra l'altro. L'unica cosa, cioè l'unica soluzione ovviamente è farmela riattaccare da papà, ma semplicemente perché non ho l'attacco in casa. E poi devo dirvi che alcune sono un po' rovinate, tipo questa, non so se riuscite a vedere, quindi insomma un po' cheap. Cercherò di pulirla, però vabbè. Le altre sono carine, hanno solo bisogno, ripeto, di una pulizia. Ora, io ho aperto la lampada neon a forma di pipistrello e ho cercato in giro per casa questo qui per appunto attaccarla alla presa e adesso direi di andarla a provare. Non ho idea di che colore sia. Intanto la provo così e poi vediamo. Oh, funziona! Bellina, bellina. Ok, vabbè, almeno funziona. Tra l'altro illumina tantissimo, sembra una ring light. Allora, sono passate un sacco di ore, io ho sistemato tutto, ci ho messo una vita, anche perché mi sembra che l'anno scorso a un certo punto mi aveva dato una mano Alice, invece quest'anno ho fatto da sola. E ho sistemato tutto fuorché un paio di cose, poi vi aggiorno man mano cioè mentre le sistemo, vi faccio vedere qual è, diciamo, l'effetto finale per zone, perché ovviamente sono qua e là le cose, anche se le ho concentrate soltanto nella sala. Questo perché, come vi dissi anche l'anno scorso, perché era stessa, cioè ho fatto lo stesso ragionamento, io ho il posto in cui passo più tempo possibile, anche perché in camera da letto non è che io ci vado a fare, cioè ci dormo, basta, nel senso non è che ci faccio chissà cosa, quindi non le vedrei. Nello studio uguale e in bagno, sinceramente anche no. Per cui questa è la zona in cui ha più senso in assoluto per me, quantomeno, e dove mi piace di più avere tutto. Quindi vi faccio vedere. Al centro del tavolo della sala da pranzo ho messo questo qui, come l'avevo messo l'anno scorso, con appunto tutte le caramelle. E mi sta venendo la mezza idea di mettere questo qui, perché questo che si è rivelato un mezzo fail potrebbe non esserlo, nel senso che potrei lasciarlo fisso, messo così, così diventa una decorazione per il tavolo, nonché una cosa già comoda. Quindi ho pensato che adesso lo stiro, perché così non lo posso vedere, non mi viene in mente un altro modo se non stirandolo. Magari sto molto attenta perché non vorrei che questo materiale si rovinasse, però magari lo tengo, comunque
lo devo stirare, ma devo anche mettere in carica la macchinetta perché scarica, quindi intanto vi faccio vedere tutto e poi stasera magari vi faccio vedere com'è questo. Sul tavolino accanto al divano ho messo questo, che è forse il mio pezzo preferito di tutti, perché veramente mi piace un sacco come cestino, sembra un sacco bello, cioè sembra quasi un pezzo di design da lontano, non sembra una roba in plastica di Tiger, quindi... In maniera molto più visibile rispetto all'anno scorso ho messo il ragno con la sua ragnatela. Questo termosifone non lo accendo mai, quindi non vi spaventate. Ho messo quindi questo, dentro la pianta ho messo quello lì. Poi passando qui sui libri ho messo questo qua in esposizione, secondo me fighissimo questo angolino. Poi ovviamente se avete consigli da darmi fatelo nei commenti. Qualche ragno qua e là, la zucchetta. Altro ragno, poi qui sono andata così nella decorazione, ho messo questo qui lì e poi qua sia il lui, poi qua dietro ho messo il teschietto e sopra la televisione ho messo queste due, quest'anno mi tengo sul diciamo più sobrio rispetto all'anno scorso, ne metto soltanto due, vanno benissimo. E sono le mie due preferite, che però c'erano anche l'anno scorso. Questo comunque è il mio angolo preferito. Immaginatemi la sera che sto seduta qui, prendo le mie cose golose. Dopodiché faccio di questo e vedo lì quello, questo, lì il ragno e così. Nel complesso devo dire molto molto soddisfatta, poi magari se trovo qualcos'altro l'aggiungo, però per adesso mi piace. Forse è meno dell'anno scorso, no, non è vero, non è meno. No, è che c'è più roba ovviamente rispetto all'anno scorso, che comunque mi ero trasferita da relativamente poco e quindi adesso non ho voluto esagerare perché non vorrei che poi fosse un po' attufata come atmosfera invece che gioiosa. Mi piace un sacco, sono proprio felice, è la mia stagione preferita. Mi sono stancata un sacco, ve lo giuro. Sembrano due cavolate, ma poi ovviamente ho dovuto sistemare tutte le buste, la carta, la plastica, eccetera, divise ovviamente per insomma in base al secchione in cui andrò a buttare, quindi... Adesso devo pulire per terra e stirare quel coso. Sono quasi le 6, nel frattempo sono capitate un po' di cose, ma la macchinetta era in carica, quindi non ve l'ho potuto dire sul momento. Quindi vi aggiorno, vi devo dire tre cose. La prima è la più importante, il metodo Mea va in ristampa. L'ho saputo mezz'ora, 40 minuti fa, mi sono già sfogata con voi su Instagram. Sì, andiamo in ristampa dopo una sola settimana dall'uscita. Risultato record, assolutamente inaspettato per l'editor, noi... che sapevamo sarebbe andato bene, ma non così. Tutti in panico, tutti contentissimi, noi emozionatissime e contentissime. Tra l'altro a breve annunceremo anche i firmacopie, perché li abbiamo organizzati. Sì, sì, so che stavate aspettando anche quelli. Dateci il tempo di annunciarli e ci siamo. Quindi questa è la prima cosa, contentissima, proprio una chiusura di giornata stupenda. Poi devo dirvi che tra poco vado da mia nonna stasera a cena, non mi sembra di avervelo detto. In realtà volevo uscire nel pomeriggio tardi per andare a fare delle commissioni, ma non ce l'ho fatta perché mi ha richiesto più tempo di quanto pensassi questa parte di Halloween. Basta prendere il mio papà e andiamo insieme. E sì, sono molto molto contenta perché non la vedo. Sapete da quando è che non la vedo? Dall'ultima volta che ho fatto un vlog, perché poi per una serie di cose non siamo più riuscite a vederci, quindi oggi la vado a trovare. Spero mi abbia preparato qualcosa di buono, perché ho fame, perché tra l'altro alla fine non ho più fatto la merenda. Volevo fare la merenda con la frutta, passato di mente. O meglio, non è che mi è passato di mente, è che ero così indaffarata che il pensiero di sedermi a mangiare proprio non mi andava. Dovevo fare altre mille cose, però mi sa che adesso mi bevo uno dei succhetti che ho preso nell'ultimo svuoto alla spesa con voi. Terza cosa che vi devo dire, la tovaglia è venuta un orrore. O meglio, io l'ho stirata bene, solo che in alcuni punti è venuta più liscia di altri, probabilmente perché le pieghe erano meno piegate. Non mi viene il termine, e comunque lì non va bene, quindi mi dovete aiutare a cercargli una nuova vita. Per quanto riguarda l'outfit, rimarrò con questa felpa e i pantaloni che avevo stamattina. Ecco la prova che ho veramente stirato, sto aspettando che il ferro si freddi, insomma, per poterlo rimettere a posto. Comunque, il problema è che è troppo lunga, cioè vedete, l'idea era bella ma doveva essere più corta, così onestamente ho un po' di fatica a capire come utilizzarla, perché ovviamente questa parte qui è scomoda, oltre che brutta, il fatto che rimanga fuori, e messa al contrario non ha alcun senso. Se no devo prendere un qualcosa e l'appendo al muro e diventa tipo un... non lo so,
Avete presente gli stendardi di quando facevano i combattimenti? Ecco, come borsa lascio quella di stamattina perché è molto grande e ci devo soltanto andare ad aggiungere queste che mi hanno fatto compagnia tutto il pomeriggio, ma sono ancora cariche, quindi le posso portare stasera. E questo perché sto caricando il telefono e tra poco devo uscire. E poi ho deciso che mi merito lui dopo tutte le pulizie di Pasqua che ho fatto e tutte le cose che ho sistemato, perché vi giuro che per terra c'era di tutto, ho pulito tutto, spolverato tutto, quindi me lo merito, me lo bevo tutto e sì, tanto stasera a cena sicuramente c'è qualcosa di buonissimo. Raga, posso dire, non l'avevo mai provato questo, come mi dicevo nel video, che è zenzero e melagrana, ma è pazzesco. Non più buono di zenzero e limone, ma validissimo. Comunque mi ero dimenticata che vicino allo specchio ho messo questa. Anche in questa va messa una candela, ma sinceramente me ne sono totalmente dimenticata, quindi stasera o domani, insomma, ce la metto. Oltre però al pantalone e alla maglia, visto che adesso fa un pochino più freddo, vado a completare l'outfit con questo che è uno smanicato, però questa parte è molto calda, sempre di Oceans, che sembra blu, ma è nero, vi assicuro, non so perché la luce riflette in questo modo strano. Ho messo tutto quello che vi ho fatto vedere, più l'iPad, perché visto che oggi non è che abbia lavorato poco. Ho comunque lavorato, però insomma le decorazioni di Halloween mi hanno portato via un bel po' di tempo, mi sono portata l'iPad così lavoro a delle cose. Rientrata a casa, messa il pigiama, prima cosa che faccio ovviamente è questa. Penso che sarà la cosa che farò tipo tutte le sere quando torno a casa, soprattutto dopo che ho preso l'acqua, come stasera che è venuto giù veramente l'acquazzone supremo. Yay! Funziona! Si è aggiunta altra acqua calda, la bocca si è completamente formata. Bellissima, sembra disegnata, cioè nel senso sembra proprio fatta così. Nasino perfetto. E gli occhi in realtà rimane scura questa parte perché non è completamente piena, ma se ne metto di più sinceramente ho pure farla cadere, quindi va bene così. Bellissima, cioè ditemi voi in questa atmosfera adesso. Veloce clip dal futuro che mi ha costretta a registrare mamma, Certo, vero? Perché stamattina è venuta e ha visto che alcune cose non erano state messe e altre, secondo lei, non erano state messe bene. bene. Quindi abbiamo sistemato alcune decorazioni di Halloween e queste dovrebbero essere le definitive. Quindi vi faccio vedere. Innanzitutto, sopra alla credenza e sotto al condizionatore abbiamo messo questa, che era dell'anno scorso e non avevo ancora appeso. È bellissima e fa un effetto stupendo. Qui vicino al termosifone mamma ha avuto l'idea di mettere questa qui, questa ghirlanda che era dell'anno scorso con i ragni, messa così, che da lontano, vi giuro, non si vede il filo, fa inquietudine, soprattutto dopo quello che è successo a maggio scorso con l'invasione dei ragni che ho avuto, mentre questo per adesso l'abbiamo messo così. Piccolo dettaglio, in questo vaso ho aggiunto questa manina, mentre quello che è rotto l'ho dato a mamma e lo riparerà, giusto? Esattamente. Il pipistrello l'ho appoggiato per adesso qua, non mi fanno impazzire questi ganci neri, li vorrei mettere bianchi e che si adattano meglio, diciamo, allo spessore dello specchio, ma ovviamente adesso non ce li avevamo, quindi per ora l'ho messo così sopra lo specchio. Vi giuro, figo, cioè adesso i miei feature saranno molto più interessanti. E poi non mi sembra vero, ma ho trovato una soluzione per questa. L'abbiamo fissato sul termosifone finché tanto non si accenderanno. Quando è che li accendono, mami? E allora stiamo sereni che questi per metà novembre non ci staranno più. Vedete che carina, così è tantissimo halloweenosa adesso casa. Buonasera raga, io sono qui sul letto, sto per svenire dal sonno. Come vi avevo detto, sono andata da mia nonna. Non so quante riprese vi avrò fatto perché mi sono goduta la serata e mi sono totalmente dimenticata di stare vloggando, anche perché avevo lasciato la macchinetta a casa, quindi proprio ho totalmente rimosso. E vabbè, sono stata molto bene, ci siamo visti Masterchef perché è un argomento che ci accomuna tutti, la passione per il cibo, ma non per la cucina, perché anche mia nonna, qualche volta ve l'ho detto, ma mia nonna è l'antinonna per eccellenza in cucina e è come me, cioè io ho ripreso da lei in tante cose e questa, la cucina è tra queste e mi ha preparato cose buone, ma non gourmet, diciamo, una nonna poco gourmet, però l'apprezziamo, le vogliamo bene, soprattutto per questo. Quindi, insomma, sono stata un po' una serata in famiglia. Mi dispiace solo che poi ha diluviato e mi sono tutta inzuppata. Cioè, vi dico soltanto che alcune ciocche me le sono dovute asciugare col phon per evitare di stare di nuovo male, visto la settimana che ho passato. Quindi, insomma, però, fortunatamente le mie Smarties di Halloween e la tisana mi hanno rimessa al mondo. Poi, vabbè, là.
tazza è pazzesca e quindi mi sono subito ripresa, insomma, d'animo. Sono stata contenta della giornata di oggi, mi è piaciuto tantissimo decorare, è una delle mie cose preferite. Poi questa cosa di Halloween l'ho scoperta l'anno scorso, ma mi è piaciuta tantissimo. Cioè vi dico che uno dei ricordi più speciali che ho in generale in questa casa è proprio stato proprio il periodo di Halloween dell'anno scorso, cioè con le decorazioni, eccetera. Quindi non vedevo l'ora di creare quell'atmosfera. E sono contenta, quindi quando stasera sono rientrata, sapete no, quando rientrate sovrappensiero, poi vi ripeto, avevo l'ombrello, quindi stavo proprio pensando a tutt'altro e mi ero dimenticata di aver fatto le decorazioni oggi pomeriggio e le ho viste e ho proprio detto, oh che belle, sono stata proprio contenta, come se le avessero fatte mentre non c'ero, insomma, molto soddisfatta. E niente, spero di avervi intrattenuto un pochino, spero quantomeno di avervi tenuto compagnia. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, ce ne saranno tanti altri. Vi mando un bacio, un abbraccio, adesso crollo perché sono super stanca e domani dopodomani devo fare un sacco di cose fuori casa e spero che il tempo sia clemente perché così mi viene voglia solo di stare sotto le coperte. Vi mando un bacio, alla prossima!